Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo video, un nuovo video True Crime. La storia di oggi è un'altra di quelle storie che mi ha particolarmente scioccato e ne avevo proprio sentito parlare facendo delle ricerche riguardo Nevada Tan, che avevo realizzato in passato un video, che appunto era uno di quei casi che era successo nel 2004 nella città di Sasebo, nella prefettura di Nagasaki. Il caso di cui parleremo oggi ha in comune il fatto che sia avvenuto anch'esso nella medesima città e ancora una volta abbiamo a che fare con un minorenne che purtroppo si è macchiato di alcuni crimini assolutamente terribili. Questo caso l'ho rivisitato anche grazie all'aiuto di Claudia, Rome Tokyo One Way, che anche lei ha realizzato un video su questo argomento. Questo caso inizia il 26 di luglio del 2014, quando due ragazze delle scuole superiori si incontrano. Successivamente vanno a fare una passeggiata e dello shopping per poi andare nell'appartamento di una delle due, dove poi si consumerà appunto questa terribile tragedia. Aiwa Matsuo aveva detto alla madre che sarebbe andata fuori per incontrare una sua amica e alle 18:30 manderà un sms alla madre dicendo: sto tornando a casa. La ragazza tuttavia non farà mai rientro e i genitori preoccupati chiamano l'amica con cui si sarebbe dovuta vedere per chiederle se avessero notizie riguardo la loro figlia. E questa amica, se vogliamo chiamarla così, dirà che la ragazza se n'era andata verso le 6:30 e che non sapeva dove si trovasse in quel momento. A quel punto il padre di Aiwa andrà alla polizia e denuncerà la scomparsa della propria figlia e richiederà quindi una ricerca della stessa. A questo punto la polizia inizierà a muoversi e proprio nelle prime ore del mattino andrà a suonare nell'appartamento dell'amica. L'unica persona di cui ne erano a conoscenza che appunto l'aveva vista ancora in vita. Parleranno con questa ragazzina, la quale ancora una volta dirà che lei l'ha salutata alle 6:30 e che poi non sapeva più nulla. Tuttavia la polizia si insospettisce e sceglierà quindi di entrare in quell'appartamento. La polizia all'interno di quell'appartamento ritroverà il corpo di Aiwa Matsuo proprio sopra il letto. A questo punto la ragazzina verrà prelevata dalla polizia e condotta in centrale, dopodiché il tribunale opterà per il suo arresto. Quando questa ragazzina di 15 anni viene portata alla polizia, lei confesserà di essere stata proprio lei l'artefice di questo crimine e dirà che lo ha fatto perché voleva vedere un cadavere, voleva vedere che cosa c'era sotto la nostra pelle. E tra l'altro questa ragazza, di cui purtroppo non conosciamo il nome appunto perché era minorenne, quindi il suo nome è rimasto anonimo, ha detto che si era procurata tutti gli utensili e che quindi aveva premeditato appunto questa uccisione, benché le sarebbe andato bene chiunque. Non sembrava mostrare alcun segno di rimorso e mantiene la sua postura come se nulla fosse. Sembrava proprio non rivelare alcuna emozione, dormirà normalmente, mangerà come se nulla fosse successo. Questo assassinio deve essere avvenuto tra le 20 e le 22, tuttavia Aiwa aveva mandato questo sms ai genitori alle 6:30, quindi non si sa che cosa sia successo, non si sa perché Aiwa avesse scelto di restare ancora più a lungo da questa sua amica. Inoltre, da ulteriori investigazioni è emerso che tra queste due ragazze non sembrava passasse del cattivo sangue o che fossero in cattivi rapporti. La polizia, quando ritroverà il corpo di Aiwa, lo troverà sul letto in posizione supina, con la testa dissezionata dal corpo, così come anche la mano sinistra. Il corpo inoltre presentava numerose ferite da taglio, erano stato praticamente aperto e alcuni degli organi erano stati estratti addirittura fuori dal corpo. La polizia ritroverà quindi il corpo e la testa, oltre a una sega e un martello. La causa della morte è stato il soffocamento. In pratica, praticamente questa assassina ha fatto fuori Aiwa con un utensile contundente, dopodiché l'ha strangolata per poi appunto fare un po' questo smembramento appunto del cadavere. E sembra che comunque al momento dell'arresto c'era stato come un tentativo comunque di questa ragazza, appunto questa assassina, di occultare in qualche modo le prove. Si era lavata, si era cambiata e inoltre aveva preso anche il cellulare di Aiwa e dal terzo piano l'aveva lanciato con forza lontano.
Ma chi era questa assassina? Purtroppo, come vi ho detto già in precedenza, non c'è dato sapere il suo nome. Tuttavia, vorrei un po' ripercorrere qual era la sua storia, chi fosse e quale fosse il legame con questa Aiwa. La famiglia di questa ragazza era agiata, benestante. Il padre, tra l'altro, era un avvocato che tra l'altro si era laureato presso l'università di Waseda, che è tra le più prestigiose in Giappone. Aveva anche un fratello che a sua volta studiava per diventare anch'esso un avvocato. La madre invece era laureata alla Todai, ovvero la Tokyo University, che è l'università migliore di tutto il paese. E questa madre faceva parte del proibitorato per gli studi, appunto nella città di Sasebo. Quindi immaginatevi, questa ragazza proveniva da una famiglia di una certa cultura con anche un grande status sociale. Tuttavia, andando ulteriormente a investigare più a fondo in questa famiglia, si noteranno delle piccole crepe. Non tutto oro è quello che sembra, dopo tutto. Questa ragazza, appunto, questa giovane killer, era una ragazza lodata per le sue capacità di studio, eccelleva negli studi e anche nello sport. Era dotata di un'intelligenza nettamente superiore alla media. Tuttavia, benché provenisse da questa ottima famiglia, benché eccellesse negli studi e nello sport, c'erano dei comportamenti piuttosto strani che aveva già mostrato fin dalle elementari. Per esempio, questa ragazza ogni tanto si metteva inspiegabilmente ad urlare e aveva delle crisi e iniziava a piangere ed era estremamente volubile. Inoltre, nel dicembre del 2010, durante l'ultimo anno delle elementari, ha avuto un comportamento estremamente peculiare nella mensa scolastica. Praticamente questa assassina ha mescolato delle sostanze estranee nel pasto di altri due suoi compagni di scuola. E quando aveva fatto questo, peraltro, aveva anche cercato di coinvolgere altri suoi compagni di classe, chiedendogli perché non facciamo questo tutti insieme. Questi compagni di classe le hanno detto di no e quindi per questo motivo questa ragazza ha scelto di farla da sola. E questi casi si sono ripetuti in più occasioni, per ben 5 volte. I prime 4 volte ha puntato sempre la stessa ragazzina, mentre la quinta volta a un ragazzino. Durante questi episodi c'è stata un'escalation di sostanze estranee che ha messo all'interno di questi bento di questi suoi compagni. Allora, per quanto riguarda il primo caso, ha soltanto messo dell'acqua. La seconda volta invece ha messo della benzina. La terza volta ha messo della candeggina. E la quarta volta ha messo del detergente in polvere per pulire. E ogni volta mescolava, pensate, questi ingredienti con dell'acqua e dello sputo. Mentre la quinta volta, quando appunto ha messo queste sostanze nello vento di questo bambino, ha messo sempre dell'acqua e del detergente, questa volta per pulire dei vestiti. Il preside di quella scuola ha quindi riunito il personale scolastico, facendo in modo che quando la bambina era alla mensa fosse sempre tenuta sott'occhio, in modo tale che ovviamente non ripetesse ancora una volta questi suoi esperimenti. E inoltre questo preside ha anche convocato i genitori di questa bambina, dicendo loro che da quel momento in poi pretendeva appunto che questa ragazzina fosse controllata anche a casa, e i genitori dovevano quotidianamente, durante dal lunedì al venerdì, telefonare alla scuola per dire come si stesse comportando la ragazza, appunto perché voi immaginatevi, era l'ultimo anno di elementari e se questa ragazza non avesse corretto questi suoi comportamenti probabilmente sarebbe stato estremamente grave, come poi purtroppo andremo a vedere in realtà è proprio quello che è successo. Alle medie verrà ancora sorvegliata quando andava a mensa, e perché probabilmente i professori erano stati informati di questo suo atteggiamento che aveva tenuto in precedenza. Quando andrà alle medie, questa bambina non era mai tenuta sola, anzi era sempre tenuta sott'occhio dai professori, che probabilmente erano stati informati di questo suo atteggiamento così particolare di questa bambina. Spesso le scuole in Giappone, elementari, medie e superiori, o elementari medie o medie superiori, sono comunque collegate in qualche modo, quindi molto probabilmente questi professori erano stati informati di questo atteggiamento di questa ragazzina. In ogni caso, alle medie non si verificheranno più questi tipologie di incidenti, però ci sarà un altro comportamento molto strano che inizierà a tenere questa ragazza. Inizierà ad appassionarsi sempre di più ai testi di medicina, anatomia, e questa ragazza ha
scelto anche di partecipare in un club. Sapete, nelle scuole giapponesi, l'avrete visto magari in qualche anime, ci sono i vari club, no? In cui si fanno delle attività extracurriculari, comunque extrascolastiche. E questa ragazza sceglie di entrare a far parte di questo gruppo, appunto, di cinema comunicazione, in cui realizzavano vari filmati e film. E questa ragazza ha detto che il suo sogno era quello di diventare una presentatrice alla NHK. L'NHK altro non è che la televisione di stato giapponese. Successivamente cambia opinione e dice che vorrebbe seguire invece le orme del padre e del fratello e entrare nel pubblico ministero. Così durante i processi avrebbe potuto confrontarsi con il suo padre, che probabilmente essendo avvocato sarebbe stato avvocato della difesa. Cosa succede però durante le medie? Quello che fa è che inizia ad uccidere i gatti. Tortura questi poveri animali, li uccide e li disseziona. E hanno trovato anche questo gattino vicino a un'agenzia di assicurazioni, appunto, purtroppo privo di vita e anche torturato, insomma, disezionato. Un'altra volta hanno trovato un altro gatto privo di vita dietro a una strada dove c'erano tutti i negozi, e anche questo gatto era stato purtroppo aperto e disezionato. E le voci tutte sembravano indicare e puntare il dito proprio su di lei, tant'è che queste voci e queste segnalazioni erano arrivate anche alla polizia. Tuttavia, benché questa voce girava, non venne presa nessuna azione concreta. Durante le deposizioni in tribunale verrà fuori che si sapeva che era lei che lo faceva, e tra l'altro questa ragazza dichiarerà che dopo aver sperimentato coi gatti, già dalle medie non le bastava più far fuori questi animali, voleva far fuori un essere umano per vedere appunto che cosa c'era sotto. Sarà poi nell'ottobre del 2013 quando la madre purtroppo passerà a miglior vita per via di un cancro al pancreas. Come potrete immaginare, anche questo avrà un forte impatto sulla famiglia e ovviamente su questa ragazzina. Dal gennaio del 2014 il padre ha iniziato a fare gli omiai. Degli omiai ne avevo parlato anche in un video apposito in cui parlavo appunto delle agenzie matrimoniali in Giappone e come funzionano. Comunque in generale gli omiai di solito sono degli appuntamenti, possiamo dire matrimonio combinato, però un po' diverso, nel senso quando si va a cena magari un uomo, una donna single che potenzialmente potrebbero convogliare a nozze, e si incontrano, vedono come si trovano, se c'è armonia magari si prosegue con un altro incontro e poi ci si fidanza, eccetera eccetera, oppure se non son rose si passerà a altro. E per questo motivo, dal momento che il padre usciva spesso per questi incontri, la figlia aveva molto tempo per poter stare da sola, perché appunto il padre usciva la sera e quindi la ragazzina aveva tutto il tempo per sé, anche per continuare queste sue, insomma, attività, quindi cercare altri gatti e altro. E sempre nel gennaio del 2014 questa ragazzina e anche il padre hanno partecipato assieme a una competizione, e infatti comunque i genitori, in particolare la madre, era un'ottima pattinatrice e quindi erano sempre legati comunque un po' al mondo dello sport. Tuttavia, purtroppo, durante la loro routine, padre e figlia, pattinando, si sono scontrati e per questo motivo si sono dovuti ritirare. E sembra che questa ragazzina non ha assolutamente preso bene quella sconfitta. Tant'è che da quel momento in poi il rapporto con il suo padre peggiorerà drasticamente, e sembrava come se questa ragazza non volesse più saperne nulla di lui e non ascoltasse nulla di quello che questo padre le diceva. In ogni caso, gli incontri del padre continuarono e finalmente era riuscita a incontrare una donna con la quale avrebbe voluto sposarsi. Questa ragazza viveva a Tokyo e una volta è anche stata presentata poi in famiglia. Il padre l'ha quindi portata a casa e gli ha presentato la figlia, il fratello, eccetera eccetera. Quindi lei appunto da Tokyo si è recata fino a Sasebo, a Nagasaki, ed era appunto intenzione del padre sposarla poi in seconde nozze. E tra l'altro poi questa ragazza parlerà anche un po' con le vicine del fatto che il padre si sarebbe voluto sposare con una nuova donna, e alle ragazze appunto che vivevano nel vicinato lei disse che si vede proprio come a questo padre non importa nulla della sua madre, considerando che è già pronto per sposarsi nuovamente. Sarà proprio in questo periodo che questa assassina inizierà a marinare frequentemente la scuola.
E nel marzo del 2014, quando il padre stava ancora dormendo, lei ha preso una mazza da baseball e pensate che ha iniziato a colpire violentemente il padre proprio alla testa, riuscendo a rompergli praticamente quasi tutti i denti. E immaginate che gli ha provocato veramente delle ferite serie anche alla testa. Il padre tuttavia non ha sporto denuncia, anche perché si sa, probabilmente l'istinto di un genitore cercare di proteggere i propri figli anche quando in alcuni casi, cioè anche qua in alcuni casi la cosa giusta probabilmente da fare sarebbe stato denunciare la propria figlia in questo caso, perché questo non è un comportamento normale. Il padre è riuscito quindi nel suo tentativo di proteggerla a far sì che la polizia non faccia nulla. Questo era marzo, sapete, gli anni scolastici in Giappone iniziano ad aprile e finiscono a marzo, quindi quello era proprio l'anno in cui lei avrebbe concluso le medie, come poi ha fatto, e poi nell'aprile avrebbe iniziato le scuole superiori. Il padre tuttavia decide che non si poteva continuare così, anche perché poi lui in maggio si risposa con quest'altra donna, e quindi lui decide che se ne vuole liberare di questa figlia, perché appunto il rapporto in casa era insostenibile, e quindi le trova un appartamento dove questa sua figlia poteva stare e gli ha dato dei soldi con cui questa ragazza avrebbe potuto vivere, dicendole che comunque se l'avesse finito gliene avrebbe dato dell'altro. Quindi praticamente questa ragazza in prima superiore ha iniziato di fatto a vivere da sola. Tra l'altro qua ancora non vi ho detto che in realtà la ragazza prima che iniziasse a vivere da sola era stata comunque portata da uno psichiatra che l'aveva vista dopo, insomma, quell'episodio che era successo appunto con la mazza da baseball. In realtà anche in precedenza era già stata portata da uno psicologo, e questo psicologo ha anche detto che ha scritto a un ospedale, all'ospedale di Nagasaki, dicendo che questa ragazza andava subito internata, che non poteva essere lasciata libera. Se solo questo uomo fosse stato ascoltato, probabilmente questa tragedia si sarebbe potuta evitare. Tuttavia, questa richiesta di questo psichiatra non è stata accolta e quindi la ragazzina è rimasta in libertà. Per via di questo episodio, tra l'altro, questa, diciamo, poca curanza, probabilmente questo giudizio, mal giudizio appunto di questo ospedale, e ci saranno anche un altro processo che, vabbè, non andiamo a vedere nel dettaglio, durante il quale appunto alcune persone sono state anche arrestate e altre hanno perso il lavoro, perché appunto è stato grave. Uno psicologo vi dice: questa ragazza va subito internata, e voi non lo prendete sul serio e non fate nulla almeno per verificare che sia questa ragazza, eccetera eccetera. Quindi diciamo che c'è stato un po' di negligenza da parte comunque di questo ospedale. Durante il primo semestre di superiori questa ragazza ha frequentato sì e no 3 giorni solamente, perché continuava a marinare la scuola. E probabilmente questo è stato anche un po' questo vivere da sola così giovane, già comunque una ragazza deviata che appunto doveva essere internata a detta dello psicologo, probabilmente non ha fatto che peggiorare lo stato mentale di questa ragazza. Non sappiamo che nome ha, tuttavia il fatto che volesse vedere che cosa c'era all'interno di un corpo di un'altra persona, penso che veramente ci lascia tutti a bocca aperta. Non ci è dato sapere il suo nome, quindi non posso dirvi dove si trovi in questo momento, non è mai stato rivelato la sua identità. In ogni caso, il fatto che è stata arrestata a 15 anni, quindi avendo un'età maggiore di 14, era criminalmente perseguibile, e quindi questa ragazza probabilmente passerà il resto della sua vita dietro le sbarre. Per quanto riguarda la famiglia di questa assassina, nell'ottobre di quell'anno, appunto del 2014, il padre si è suicidato nel suo appartamento alla giovane età di 53 anni. La donna che si era sposata in seconde nozze è tornata nella sua famiglia d'origine e il fratello ha dovuto abbandonare gli studi. E questo più o meno è tutto per quanto riguarda questo caso. Devo dire che questa è una storia veramente triste quando si ha a che fare comunque con dei minorenni che si comportano in questo modo senza una motivazione che riusciamo a comprendere, perché io faccio veramente fatica ad empatizzare per questa persona, a differenza magari di altri criminali di cui magari possiamo capirne di più le motivazioni. Questa era una ragazza che faceva parte comunque del cacciagumi, faceva parte dell'elite, aveva tutto, avrebbe potuto avere tutto, una ragazza intelligente che andava bene a scuola, andava bene anche nello sport, era una ragazza che aveva davanti a sé un brillante futuro, che purtroppo non ha mai riuscito a vivere.
e soprattutto anche strappato la vita a una ragazza, anch'essa che non aveva alcuna colpa. Io, ragazzi, sono davvero curioso di sentire la vostra opinione per quanto riguarda questo caso e ringrazio ancora una volta Claudia appunto per il materiale fornito per la realizzazione di questo video. Vi consiglio di fare un salto anche sul suo canale se volete ascoltare appunto più casi come questo, fa proprio una rubrica di cronaca nera. E niente, io vi ringrazio per aver scelto di vedere questo video e spero di vedervi al prossimo. Un saluto da Seba. Ciao.